Giovedì 15 dicembre 2022, buongiorno dalla redazione della Nuova Riviera con la quotidiana rassegna stampa del Piceno. Oggi c'è il Carlino, il resto del Carlino di Ascoli. Andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione locale. Figlia abusata, si apre con il titolo principale che parla di cronaca giudiziaria, ma io non sapevo, parla la mamma di una ragazzina che si difende dal giudice, mai fatto nulla per favorire gli incontri sessuali. Ovviamente poi all'interno andremo a vedere di cosa si tratta. Quindi al centro la foto principale dedicata al tragico incidente che si è verificato ieri pomeriggio sulla 14 tra Grotta a Mare e San Benedetto, schianto mortale, addio a Sergio Mazzagufo, aveva 61 anni. Quindi di lato, caccia ai regali, siamo ad Ascoli per Natale, i commercianti, ecco i preferiti. Quindi la notizia dell'orologio monumentale di Grotta a Mare restaurato. Infine a San Benedetto, alla Caritas, lo chef stellato Mazzaroni che si è presentato alla Caritas per cucinare il pranzo. Andiamo all'interno del resto del Carlino con la notizia principale di ieri pomeriggio, purtroppo la tragedia che si è verificata in A14, tampona un camion fermo in coda, schianto mortale in autostrada, addio al 61enne di Monteprandone Sergio Mazzagufo, era alla guida di un autocarro della ditta Orsini quando è finito contro un altro mezzo pesante nel tratto maledetto delle gallerie tra Pedaso e San Benedetto. Viabilità in tilt anche sulla statale Adriatica, i rallentamenti e i cantieri in questo lungo periodo hanno fatto registrare un aumento di incidenti, lavori che finiranno nel 2023. Dai libri a vestiti, la caccia al regalo, Eleonora Tassoni di Rinascita, già da qualche giorno abbiamo iniziato con le vendite, tanti optano per il buono. Quindi quali sono le tendenze per quanto riguarda i regali di Natale di quest'anno? No allo sfratto del tribunale, la paradossale vicenda della quale ci stiamo tutti occupando ormai da diverse settimane, mozione del gruppo consigliare insieme a Fioravanti per Ascoli, duplice rischio per la nostra città. Andiamo avanti sempre con il resto del Carlino, eccola il caso di cronaca giudiziaria di cui parlavamo in apertura. Abusi sulla figlia minorenne, io non c'entro, liberatemi, parla la mamma della ragazza che sarebbe stata sottoposta a violenza sessuale da un amico di famiglia, non ho fatto nulla, afferma, per favorire quegli incontri. Dal marchio alle plusvalenze, Benigni, l'ex presidente dell'Ascoli, a processo per banca rotta, nel mirino della procura, avrebbe causato il dissesto falsificando i bilanci. Andiamo avanti, lo chef stellato cucina alla Caritas, l'arrivo di Mazzaroni ai fornelli nella struttura diocesana di San Benedetto, lo chef che afferma lo avevo promesso. Andiamo a vedere le pagine di San Benedetto, bollette più alte con guaglio a giugno, brutte notizie insomma per i cittadini, commissione bilancio con i vertici CIP e ATO, speriamo possa ridursi con le oscillazioni dell'energia, piscina ok al progetto per spalti e palestre, siamo sempre a San Benedetto, la giunta ha dato il via libera ai lavori di messa in sicurezza, investimento di 400.000 euro. Grotta a Mare, la nuova vita dell'orologio monumentale, domenica la presentazione alle 11, è stato costruito nel 1844 dall'orologiaio Pietro Mei. Quindi gli appuntamenti nelle favole del Natale a Monteprandone, mentre arriva la giornata della trasparenza, tutti gli appuntamenti per quanto riguarda sempre Grotta a Mare. Andiamo a vedere le pagine dello sport. Si parte con la Serie B, con l'Ascoli, da Conlocolo a mister Viali e D'Urso, quanti incroci in Cosenza Ascoli, il centrocampista bianconero è cresciuto nelle giovanili calabresi, esordio in Lega Pro nel 2016. In Calabria serve la tessera del tifoso, la decisione presa dopo la riunione del GOS che si è tenuta ieri, i biglietti sono in vendita. Quindi l'aspetto tecnico, ecco due ballottaggi, ecco le mosse di Bucchi, Simice, Tavkar e Bellusci, 40 per la difesa. Andiamo in Serie C per la Fermana, è dura andare avanti così, l'amministratore delegato Scheggia fa appello al comune, costi di gestione dello stadio e reperimento dei campi di allenamento le principali
problematiche, serie di mazzata Samb, un punto di penalità, ancora 700 euro di multa per alcuni pagamenti in ritardo, e la squadra ora si trova al decimo posto. Mercato, occhi puntati su Piccioni del Matera, è il figlio dell'allenatore Enrico. Bene, anche per oggi è tutto con la rassegna stampa, vi auguriamo una buona giornata.